Passione per l'astronomia e passione di viaggiare con la moto. È possibile coniugare queste due cose? Beh, lo potete vedere da voi. Direi che dovrei caricare sulla moto il tubo ottico del telescopio, la montatura pesantissima, tra l'altro, il treppiede, i contrappesi, prendere tutta questa roba e caricarla tutta quanta sulla moto. Beh, finora è stato quasi sempre impossibile, anzi, pressoché impossibile. L'ho fatto tante volte, ma ovviamente in macchina, anche con una piccola utilitaria, è possibile portarsi appresso tutto questo telescopio, ma non solo lui, anche altri, senza grandissime difficoltà. Ma bisognerà, ahimè, rinunciare al piacere di andare su due ruote, di godersi il viaggio, di starsene tranquilli, senza pensieri. Purtroppo, finora le due cose erano inconciliabili. Ma la buona notizia è che forse ho trovato un escamotage e per questo dobbiamo ringraziare la tecnologia che ci viene in aiuto e ci permette forse di coniugare queste due cose, quindi di poter portare avanti entrambe le passioni senza troppi compromessi, perché un po' di compromessi ovviamente ci sono, quelli sempre per ogni cosa. Ma vediamo cosa mi sono, non dico inventato, perché non è un'invenzione mia, la tecnologia la prendo, semplicemente la utilizzo, ma vorrei farvi vedere come lo sto facendo e lo farò qui per la prima volta insieme a voi. Quindi anche per me sarà una novità. Sto facendo questo video, in itinere, quindi vediamo cosa succederà. Quindi quello che io farò adesso è allestire la moto con la strumentazione facilmente trasportabile con due ruote e vedere cosa ne viene fuori. Però mentre io faccio questo, mi raccomando, importantissimo, iscrivetevi a questo canale, a voi non costa assolutamente nulla, a me invece fa una differenza enorme. Quindi mentre voi vi iscrivete al canale, vi vedo, mi raccomando, io nel frattempo allestisco la moto per fare insieme questa avventura. Allora ragazzi, ho terminato di allestire la moto, vi faccio vedere cosa ci ho messo su. Diamo un'occhiata insieme. Allora, ho montato le due borse laterali, sulla borsa laterale di sinistra ci ho messo quel che serve per la moto in realtà, roba tecnica, quindi chiavi inglesi, brugole, ovviamente anche lo spray per la catena, per lubrificare la catena, kit antiforatura, compressore, insomma tutto quel che serve nel caso di problemi con la moto. Qui invece sulla borsa di dritta ci ho messo invece vestiario, quindi ricambi per me, ovviamente anche una borraccia con l'acqua e così via. Ed è qui che ci sta la magia. Nella borsa centrale, questa voluminosa che vedete qui, contiene il nostro accessorio, anzi il nostro strumento ultratecnologico che ci permetterà di fare astronomia, anche se sulle due ruote. E al contrario, invece, qui nella borsa da serbatoio ci ho messo, ovviamente qui ci stanno i cellulari, caricabatteria, power bank, tutto quel che serve per la tecnologia di uso più immediato. Una piccola camera per riprendere i paesaggi più belli e ovviamente anche un portacellulare che può sempre tornare utile. Bene, io a proposito, dovrebbe anche esserci un pochino di spazio per me, forse. Vediamo se ci riesco a starci. Quindi siamo pronti per partire, la destinazione sarà il Parco Nazionale del Pollino, perché lì il cielo è bello, splendido, ci vado spessissimo. Ovviamente io sono nel Salento, vicino a Capo Santa Maria di Leuca, qui al Parco Astronomico Siderius, siamo a 350 km dal Parco Nazionale del Pollino, quindi ci aspetta un bel po' di tratto di strada. E quindi niente, io partirei e ci vediamo direttamente lì sul Pollino. A presto ragazzi! Ecco come è ridotta la visiera del mio casco dopo 290 km di viaggio. Quindi ho deciso di fermarmi per pulirla un po', giacché che ci siamo farò anche rifornimento, visto che questo è l'ultimo distributore prima di entrare poi nel parco. Non che lì non ce ne siano, ce ne sono anche lì, ma sono più difficili da trovare, i prezzi sono anche un pochino più alti, quindi preferisco fermarmi a fare un attimo di rifornimento qui. Bene ragazzi, il tempo di pulirlo e riprendiamo. Ed eccoci arrivati nel Parco Nazionale del Pollino.
Non so se dal microfono si sente, ma ci sono tanti uccellini che fanno festa. La giornata è splendida e io direi che a questo punto posso attivare la videocamera sulla moto in maniera tale da riprendere qualche bel paesaggio da condividere con voi prima di arrivare sul luogo in cui installeremo i nostri strumenti astronomici. Bene, partiamo allora. Allora ragazzi, sono arrivato al posto che ho scelto per sito osservativo. Ditemi voi se non è fantastico questo posto. Lì dietro fa capolino innevato le cime del Pollino, del Monte Pollino. Quest'altro invece più vicino è Serra del Prete. Poi abbiamo quest'altro con pochissima neve, è Monte Grattaculo. No, non è una parolaccia, si chiama proprio così, Grattaculo. E poi c'è una bellissima vallata qui, fino ad arrivare a questa piccola montagnetta che è Serra dell'Abete. Insomma, io penso che sia un posto bellissimo, veramente sul Pollino i posti sono tutti belli. Questo è uno dei miei preferiti, dove spesso mi reco per le mie osservazioni astronomiche serali. Bene, mettiamoci subito al lavoro perché forse possiamo iniziare già con qualcosa adesso col sole, vediamo. Bene ragazzi, ci siamo, ve l'avevo promesso e adesso da questa borsa tirerò fuori il giocattolo magico, lo strumento fantastico, ultra tecnologico che ci permetterà di fare astronomia con poco, tutto in un piccolo scatolo che è questo qui. Qui dentro c'è tutto quanto e adesso vorrei farvi vedere da vicino. Andiamo. Allora ragazzi, c'è un po' di vento per cui cercherò di mettermi sotto vento perché altrimenti potrebbe dar fastidio nel microfono, spero non si senta. Mi sono appoggiato qui su questa pietra perché purtroppo l'erba è umida, quindi prima di fare pasticci mi sono appoggiato qui. Quindi dicevo, questa è la scatoletta che contiene tutto, apriamola, vediamo il giocattolino di cui vi parlavo ed eccolo qua. Praticamente questo è un telescopio minuscolo, ma fa tantissime cose, ha tantissima tecnologia, è in grado di puntare da solo, è in grado di fare delle riprese sia di giorno che di notte, di giorno intendo col sole, infatti vorrei utilizzarlo subito col sole per farvi capire di che cosa stiamo parlando, poi stanotte lo utilizzeremo sotto il cielo stellato. Quindi la prima cosa da fare adesso è montiamo questo treppiede che ha già in dotazione. Ovviamente si gestisce dal cellulare con un'app che si scarica, è dedicata direttamente a questo strumento, si chiama SeaStar, fra l'altro, ce ne sono altri, ma questo qui l'ho trovato particolarmente compatto, particolarmente maneggevole. Ha anche il filtro solare per fare le riprese del sole, infatti adesso vorrei utilizzarlo per fare una ripresa del sole con le macchie solari, vedremo se ce ne sono oggi. Quindi la prima cosa da fare è metterlo, posizionarlo a terra, andiamo subito a vedere. Il telescopio è collegato col cellulare. Adesso noi con questa santino lo facciamo sollevare. Ok. Installiamo il filtro solare. E gli diamo l'ok per andare a puntare il sole. Adesso sta andando a puntare la nostra stella.
Ecco che ha trovato il sole, lo centra. Ok, diciamo di sì, l'ha trovato. Facciamo un autofocus. Adesso scattiamo anche una foto. Ecco qui, la foto è scattata, andiamola a vedere. Questa qui, adesso qui non si vede, poi la metterò meglio, ma c'è anche una macchia solare qui in basso. Ok. E adesso possiamo anche chiudere l'app, chiediamo al cellulare, attraverso il cellulare, di chiudere, togliamo il nostro filtro solare. E diciamo di chiudere. Ecco il telescopio. Bene ragazzi, come avete visto, questo piccolo giocattolino è un vero portento, è veramente un gioiellino, però non avete ancora visto nulla perché è il massimo delle sue potenzialità, le esprime di notte sotto un cielo stellato. Ci ho tenuto molto a farvelo vedere ora, sia per mostrarvi che è in grado ovviamente anche di fotografare il sole e le macchie solari, ma anche per farvelo vedere, perché di mattina ancora si riesce a vedere, si riesce a capire come è fatto, che forma ha, quali sono le sue dimensioni contenute. Ma lo utilizzeremo stasera, non appena calerà il buio, e vedremo cosa riesce a fare sotto il cielo stellato del Parco Nazionale del Pollino. Quindi attendiamo ancora un pochino che cali il sole e ci rivedremo fra un po'. A proposito, ragazzi, quasi dimenticavo, c'è un'altra cosa qui. Beh, sotto questa borsa che adesso togliamo, ho portato anche la tenda. Non possiamo scattare foto nel bocore della notte dal Pollino senza avere una tenda sotto la quale dormire. Quindi montiamo la tenda adesso che c'è ancora luce e così poi dopo stasera ci possiamo dedicare anima e cuore solo alle riprese. Allora ragazzi, ho litigato un po' con il vento, ma alla fine sono riuscito a montarla, sta tenda, però l'ho girata in maniera tale da rivolgere la porta in quella direzione, così domattina, ecco, questo sarà il panorama che mi darà il buongiorno e la buona sveglia, è veramente spettacolare. Moto coperta, così adesso che cala la notte non prenderà umido, la tenda è in posizione e attendiamo. Il tramonto ormai non manca molto. Allora ragazzi, io sto provando a fare un video, purtroppo però il cellulare non è abbastanza sensibile, per cui non si vedono tante stelle, se ne vede una sola, quella che vedete qui adesso è Sirio, ma proprio perché è la stella più brillante del cielo, altrimenti non si vedrebbe neanche quella. Qua giù c'è un paesino, quello brillante che vedete laggiù è Giove.
ma altre stelle ce ne sono tantissime, ma è semplicemente il cellulare che non riesce a vederle. Per cui adesso proverò a fare una foto. Fra l'altro questa torcia del cellulare sta dando anche fastidio perché è bianca. Normalmente bisognerebbe usare delle torce rosse per non abbagliare gli occhi. Quindi adesso io spegnerò il cellulare, spegnerò il video e provo a fare una foto così, giusto tanto per farvi capire quante stelle ci sono qui. Poi usiamo il telescopio, cioè entrerò in tenda, il telescopio lo lasciamo fuori e cercherò di fare un video all'interno della tenda per farvi capire un po' cosa si può fare. Quindi spengo un attimo e faccio una foto a questo cielo stellato, giusto per farvelo vedere. Allora ragazzi, io sono nella tenda e qui abbiamo sempre il solito problema del cellulare che non ci vede granché al buio, ha acceso una luce rossa, fra l'altro non riesce neanche a mettere a fuoco, ma comunque non è questo il problema, tanto a noi non interessa questo. Sono qui all'asciutto, il telescopio è là fuori, proprio a 1 metro di distanza dalla tenda. Io adesso è già acceso il telescopio, c'è già la LAN attiva. Io adesso collegherò il cellulare al telescopio con la sua app e proverò a fare delle riprese e così vi faccio vedere cosa accade. Ovviamente farò un cattura schermo in maniera tale che voi possiate vedere quello che farò io al cellulare con l'app. Bene, andiamo allora. Allora ragazzi, il cellulare è collegato. Adesso io qui vedete nell'app mi mostra il cielo, dove è puntato il telescopio è questo rettangolino blu. Invece vorrei puntarlo attraverso il rettangolino rosso. Mi andrò a cercare qualcosa. Io ho già in mente qualcosa. Vorrei puntare prima che tramonti la nebulosa di Orione. Eccola qui. Bene, punto qui. Vorrei che il telescopio puntasse sulla nebulosa di Orione. Quindi, ecco, ora che l'ho centrata, ci facciamo go to qui in basso a destra. Ecco, lo sento già che è partito il telescopio, non so se lo sentite, comunque non ha importanza, adesso sta andando a puntare. Vedrete fra un attimo che il triangolino blu, che sarebbe la porzione di cielo che è puntata dal telescopio, si andrà a sovrapporre a questa rossa, che è quella che noi abbiamo scelto. Eccola, ci siamo, si sta allineando. Quando si sovrappone perfettamente è ben allineato. Aspettiamo ancora un po'. Sta ricalibrando un po'. Ok, sta identificando l'oggetto. Gli ultimi aggiustamenti. Eccola qui. Allora, l'ha puntata, questa è la nebulosa. Io adesso gli chiederò di mettere il filtro, applichiamo un filtro in maniera tale da togliere quel poco di inquinamento luminoso che c'è, ma qui non ce n'è in realtà granché. Chiederò di fare un autofocus, quindi di mettere a fuoco l'immagine. Adesso sfoca pesantemente, poi farà dei vari tentativi fino a che non avrà trovato il fuoco perfetto. È quasi arrivato al fuoco. Sono anche cavalli qua vicino, non so se riuscite a sentirli, non so se li cattura il cellulare. Ecco, il fuoco c'è, benissimo. Adesso possiamo fare la ripresa, quindi attraverso questo tasto rosso, qui, pulsante rosso circolare, premo. Ok, allora. Sta facendo la ripresa, fa riprese da 10 secondi ciascuna. Vediamo la prima che farà. Eccola. Vedrete che lui somma le pose man mano che le scatta. Ecco, questa è già la prima 10 secondi. Guardate quanti dettagli già si riescono a vedere. Ogni volta che fa una posa di 10 secondi, la somma alla precedente, alla precedente, alla precedente, finché non si riescono a ottenere sempre più dettagli, sempre più caratteristiche. Ovviamente a un certo punto lo possiamo bloccare quando preferiamo. Adesso siamo a 30 secondi di posa.
Nebulosa di Orione, vi ricordo che questa è una regione di formazione stellare. 40 secondi di posa. Vedete quanti dettagli stanno uscendo allo scoperto sui bordi di questa nebulosa. 50 secondi. E lui somma sempre. Non è perfettamente centrata, ma adesso non ha importanza. L'importante è capire come funziona. Poi lo si può anche centrare. È un giochetto, non ci vuole granché. Fermiamoci un attimo qui. A questo punto, una volta che ci siamo fermati, questa è l'immagine che ha ripreso. Eccola qui, guardate che bella. È bellissima. Ci sono tanti dettagli. Veramente carina. E poi possiamo continuare con la ripresa. Questo è il sole che abbiamo fatto stamattina. Continuando, lui dice, vuoi ricominciare da zero, restart, o vuoi continuare sulla precedente? Possiamo fare un po' come preferiamo, però io adesso vorrei cambiare bersaglio, basta nebulosa di Orione. Andiamo a vedere invece la nebulosa fiamma, o la testa di cavallo, anche molto bella. Andiamo a vedere la fiamma intanto. Ecco, diamogli il goto. Vedete, è vicinissima, quindi l'ha raggiunta già subito, immediatamente. Si allinea per bene. Perfetto, allineato. Adesso scattiamo. Questa è la prima posa da 10 secondi. Già si inizia a vedere qualcosa. Aspettiamo man mano che somma anche le successive. Venti secondi, dettagli sempre più definiti. Vedete che, a parte la fiamma qui appena sopra questa stella brillante, in basso a sinistra si vede anche la testa di cavallo, inizia a vedersi. La nebulosa testa di cavallo nera, che si staglia sulla rossa che c'è più tutto intorno. Vedete che pian piano stanno cominciando a venire fuori anche queste bellissime nebulose, sempre all'interno della costellazione di Orione. Lasciamolo lavorare ancora un po'. Un minuto di esposizione. Possiamo salvarla intanto. Vediamola. Eccola qui. Bella. Eccola la testa di cavallo. Continuiamo. Continuiamo. Chiediamoli di continuare sulla precedente. Ovviamente più ne acquisiamo e maggiore sarà la quantità di dettagli che si riusciranno a vedere. Anzi, io direi che sarebbe bene vedere in post-produzione delle immagini affiancate dello stesso soggetto. Qui per esempio a sinistra la nebulosa di Orione con un minuto di ripresa e a destra 3 minuti. Come vedete c'è già una differenza enorme di quantità di dettagli che è possibile vedere. Qui invece ho voluto mettere 3 immagini della nebulosa testa di scimmia, un minuto a sinistra, 3 minuti al centro, vedete è già più dettagliata, 5 minuti a destra, è decisamente più ricca di dettagli. Quindi vedete come cresce la qualità e la quantità di dettagli visibili al crescere dei tempi di integrazione, cioè dei tempi totali di ripresa. Vediamo adesso anche quest'altro esempio, questo è lampante, torniamo alla nebulosa testa di cavallo di prima, a sinistra abbiamo 5 minuti di esposizione e già c'è un bel po' di roba, 10 minuti, e beh, ce n'è decisamente di più di dettagli. A destra invece l'immagine a destra è sempre 10 minuti, quindi l'immagine centrale, ma con una post-elaborazione tesa proprio a far ancora ulteriormente enfatizzare i colori e i dettagli. Come vedete, con un pochino di post-produzione si possono ottenere risultati davvero spettacolari. Beh, come avete visto da queste pochissime immagini, il telescopio si comporta in maniera veramente egregia e riesce a fare delle riprese e della post-produzione quasi in tempo reale, permettendoci in pochissimi minuti di ottenere immagini come questa.
Tuttavia, però, non è tutt'oro quel che riluce, ci sono comunque delle criticità di cui vorrei parlarvi per dovere di completezza. Però non lo facciamo adesso, io adesso andrei a riposare, questa sera fermiamoci qui, domattina al risveglio vi parlerò anche di tutto quanto il resto. Quindi ci sentiamo e ci vediamo fra un po'. Allora ragazzi, siamo all'alba, ormai il sole è sorto da un po', c'è un po' di velatura come vedete nel cielo, c'è anche un po' di vento fastidioso, io infatti mi sono affrettato già a smontare la tenda, anche perché qui non si può campeggiare, il bivacco è possibile, ma campeggiare no, quindi l'ho smontata subito, ho già rimontato tutto quanto, ho caricato tutto sulla moto, la tenda, il telescopio ed ogni cosa e vorrei parlarvi adesso una conclusione di quello che è il Sea Star. Ovviamente, ci sono delle criticità ovviamente nell'utilizzo di questo strumento. Io per ora vi ho parlato solo delle cose belle, delle potenzialità e così via, ma ci sono anche delle piccole note negative di cui però vorrei parlarvi. Guardate, non lo faccio qui considerando che questo vento credo che stia entrando anche nel microfono e che probabilmente stia dando fastidio all'audio, per cui mi riservo di parlarne adesso che torniamo a casa. Quindi torno a casa al Parco Astronomico Sidereus e lì con calma vi spiegherò tutto, i pro che bene o male già li conoscete e anche i contro sull'utilizzo di questo strumento. Bene, mi metto in marcia, ho 350 km da percorrere e ci vediamo al Parco Astronomico Sidereus. A fra poco. Ed eccoci qui di ritorno, finalmente a parlare dei pro e dei contro, a proposito di questo strumento che abbiamo visto in azione sul Pollino. Io spero che vi sia piaciuto il video che vi ho fatto vedere. Questa, diciamo, è la prima volta che realizzo un video in cui vi accompagno in una delle mie tante astroavventure. Non so se è un genere di video che può piacervi, però vi chiedo di farmelo sapere nei commenti sotto questo video, perché se vi può interessare, io sicuramente potrò prepararne degli altri che, diciamo così, in cui vi mostrerò le altre astroavventure da condividere. Ad ogni buon conto, in ogni caso, mi raccomando, ripeto, iscrivetevi a questo canale perché così poi potrete essere anche avvisati sui prossimi argomenti che metterò, diciamo, online, sia a proposito dei telescopi che di altro. Bene, quindi dicevamo il nostro Sea Star, vediamo un po' come si è comportato, anzi l'abbiamo visto come si è comportato, ma vediamo tutte le note dolenti e non. Beh, innanzitutto bisogna dire che diciamo a favore di questo strumento è sicuramente la faccenda che punta tutto quanto da solo. E il telescopio ha già all'interno un database delle varie regioni del cielo stellato, quindi quando voi con l'app, col cellulare, gli chiedete di puntare una determinata regione del cielo, lui osservando il cielo, diciamo inquadrandolo, sa già in che posizione si trova, sa già in che posizione deve spostarsi per poter raggiungere l'obiettivo. Quindi non dovete farlo voi, non dovete andare a cercare voi sotto il cielo stellato il punto giusto in cui puntarlo perché lo fa da sé. Quindi questo sicuramente è una nota a favore dell'utilizzo di uno strumentino come questo. L'altro ovviamente è che fa automaticamente la ripresa. Avete visto? È facilissimo. Basta cliccare su un pulsantino e lui automaticamente vi fa la ripresa. Quindi non avete bisogno di un telescopio in cui poi dovervi portare dietro la webcam, la camera CCD, la fotocamera, montare tutto, niente di tutto questo. Un pulsantino e lui fa già la ripresa. Un'altra nota, la terza nota a favore dell'utilizzo di questo strumento è sicuramente che è in grado di fare in autonomia la post-produzione di quell'immagine. Quindi lui acquisisce varie immagini e all'interno il software già le somma, le monta, le rende più ricche, roba che sarebbe molto più complicato, quantomeno più lungo da fare in autonomia. Quando noi facciamo astrofotografie normalmente dobbiamo riprendere tutta una lunga serie di immagini, dobbiamo poi realizzare anche i file di calibrazione. Quindi stiamo parlando del dark frame, del flat field, tutte le immagini di cui abbiamo parlato prima, prendere tutto quanto, mettere in un PC, utilizzare dei software di post-produzione, dopo parecchio tempo, anche ore magari a volte, di post-produzione, riusciamo ad ottenere finalmente l'immagine. Lui no, lui praticamente vi fa già tutto quanto in automatico. Quindi questa è sicuramente un'altra nota, di tutto rispetto a proposito dell'utilizzo del Sea Star.
Però ecco, io adesso vi ho parlato di un sacco di cose belle, tenete conto che nessuno mi ha pagato per farlo, questo strumento non mi è stato inviato dall'azienda affinché io possa recensirlo, al contrario, l'ho comprato da solo con i miei soldi, l'ho fatto perché mi sembrava il caso di vedere un pochino come funziona e rendere pubblica l'esistenza di questo strumento sul mercato, in maniera tale che possiate valutare se è il caso o meno di affidarvi ad uno strumento come questo. Quindi adesso però passiamo alle note dolenti, passiamo ai problemi. Quali sono i problemi che secondo me sono abbastanza importanti su questo strumento? Beh, il primo di tutti è sicuramente che non ci potete osservare attraverso. Questo telescopio non è fatto per osservare, quindi non potete usarlo come lo si potrebbe utilizzare, come si potrebbe magari utilizzare un telescopio classico, no? Quindi non potete avvicinare l'occhio all'oculare e godervi l'osservazione diretta dell'oggetto con i vostri occhi. È impossibile perché non è concepito per questo. Lo possiamo considerare più che un telescopio quasi come una specie di, diciamo così, macchina astrofotografica, ecco, non vi dà sicuramente la possibilità di osservare direttamente, quindi questa è sicuramente una limitazione di cui bisogna tenere conto. L'altra limitazione è che l'obiettivo di questo telescopio è solo un 5 cm, quindi del tutto identico a quello di un binocolo come questo. Questo è un 10x50, il diametro dell'obiettivo di questo telescopio è 5 cm, proprio come questo binocolo che ho in mano adesso. Quindi non ci si possono aspettare grandissime cose da un diametro così ridotto. E quindi significa che tutte le foto avranno le limitazioni di un 5 cm. Non potrete mai avere una foto con grandissima risoluzione, grandissima quantità di dettagli e così via. Le avete viste le foto che può fare questo strumento, che sono assolutamente di tutto rispetto, ma non potrà mai competere con le foto che si possono ottenere con uno strumento più grande, da 15, da 20, da 25 cm di diametro, che è tutta un'altra storia ovviamente. Quindi se vi accontentate di quel che può fare un 5 cm può anche andar bene, ma più di tanto ovviamente non può, perché è proprio fuori dalle sue caratteristiche tecniche, insomma. Quindi questo è. E infine l'aspetto negativo, che secondo me forse è il più importante di tutti, è che non vi potete aspettare con questo strumento di imparare l'astronomia. Quindi secondo me non è uno strumento per neofiti, o meglio, mi spiego meglio. Sicuramente chiunque lo può utilizzare anche senza nessuna nozione di astronomia, anche una persona nuda e cruda di astronomia può senz'altro utilizzarlo con beneficio, però non è possibile imparare a districarsi sotto il cielo stellato con un telescopio come questo, perché è lui che punta, non voi. Lui sa dove cercare gli oggetti, voi non lo saprete mai, quindi non avrete mai questa dimestichezza sotto il cielo stellato se non ve la fate in una maniera differente. E inoltre chi utilizza questo telescopio non avrà mai la dimestichezza di poter utilizzare un telescopio vero, diciamo, tradizionale, perché utilizzare un telescopio è tutta un'altra storia. Quindi se la vostra intenzione è imparare a diventare esperti sotto il cielo stellato, allora questo telescopio sicuramente non è il modo giusto di partire. Se volete poi faremo anche dei video, anche ne sto già facendo qualcuno, ma altri li farò, su come iniziare da zero a districarsi sotto il cielo stellato, ma non utilizziamo assolutamente questo all'inizio, perché sarebbe assolutamente deleterio, non imparereste nulla, sareste sempre succubi della tecnologia che ci sta dentro questo telescopio, ma non sarete mai esperti sotto il cielo stellato. Quindi in definitiva, chi potrebbe trarre beneficio da uno strumento come questo? Beh, a mio avviso sicuramente è molto utile per chi magari si sa già destreggiare sotto il cielo, chi già magari ha una buona conoscenza del cielo stellato, chi già magari fa anche qualche tipo di astrofotografia, magari anche semplice, breve, piccola e così via, ma magari ha bisogno di uno strumento per fare una ripresa veloce di un particolare evento che altrimenti poi diventa difficile seguire. Faccio un esempio: uno non ha voglia di mettersi, o non ha il tempo, o comunque la possibilità, magari per svariati motivi, di mettersi a montare il telescopio, la videocamera, la fotocamera, la camera CCD, il computer e tutto il resto per fare la foto, poi magari l'evento sfuma. Invece se vuol fare una ripresa veloce, anche se di qualità che abbiamo visto, allora in questo caso è giustificabilissimo l'utilizzo di uno strumento come questo. Uno piazza il telescopio, accende l'app e buonanotte, è già fatto la ripresa in pochissimi minuti. Quindi da questo punto di vista sicuramente può essere un ottimo aiuto, può coadiuvare moltissimo l'attività dell'appassionato di astronomia, ma senza fare troppo affidamento, perché poi abbiamo visto le limitazioni sono quelle che vi ho raccontato, quindi non si può fare molto altro. Bene, detto questo, ovviamente se lo volete acquistare giù, nella descrizione di questo video ci sta il link dove potete trovarlo. Non vi dico il prezzo perché magari fra un mese sarà cambiato, per cui lo troverete cliccando, lo andrete a trovare e vi potete rendere conto subito di che cosa si tratta. Il bonus, vi avevo promesso il bonus. Ovviamente ragazzi,
Io vi ho parlato molto fugacemente di questo strumento, mi sono, diciamo così, mi sono divertito a condividere con voi tutta l'avventura, tutta l'astroavventura che in moto ci ha portato fino al Pollino e fare le riprese sotto la tenda con telescopio come questo, ma mi sono soffermato sul telescopio giusto il tempo per farvi vedere quello che può realizzare, quello che può fare, quello che può rendere possibile, ma non vi ho parlato per filo e per segno di come funziona. Se volete possiamo fare un video apposito, posso realizzare un video in cui vi spiego dalla prima installazione al livellamento, alle calibrazioni eccetera, e per poi diciamo arrivare fino a tutte le varie funzioni, ma dovete dirmelo voi. Se vi può interessare un video come questo, io sicuramente lo farò, altrimenti magari mi evito di impegnarmi in questa attività. Quindi detto questo, io a questo punto non mi rimane che altro da chiedervi di lasciarmi tutti i commenti e tutte le richieste che vi vengono in mente giù nei commenti, e ai quali risponderò con molto piacere, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da Vito!